l'espresso ha riassunto la mia infinita
molta roba, molto massima, abbandonata, però conclusa con le cinque affermazioni di solidarietà, che su certe cose aveva ragione lui e lui su certe cose aveva ragione lui, ma in fondo Omar aveva concluso il dibattito, forse le cose dicendolo esplicitamente, ma sancendo il problema, il principio che il problema dell'egoismo in sé era inafferrabile, bisognava passare alla tematica del testo iconico. Voglio ricordarvi cos'era il dibattito sull'iconismo, che non riguardava il fatto che ci fosse un quadro con San Giorgio batte il drago, ma in che misura si distinguesse il drago dal cavallo e il cavallo da San Giorgio, che per noi aveva il problema non da poco. Perché non si riusciva ad arrivare a una conclusione? Io ho preso anni, non so, trovare addirittura tre articolazioni nel cinema, cosa è stato il messaggio più tradotto in varie lingue e quello più erroneo. Perché ci mancavano gli studi cognitivi e le analisi del funzionamento del cervello. Non si poteva arrivare a una conclusione se non si partiva da un altro tipo di studio, di cui allora non si sapeva niente, si tornava veramente di carne, neanche da letto, e quindi immaginate. E persino era l'epoca in cui ancora cercavano di porsi il problema dell'ironismo puro, Gondolin osservava che nel profilo di un cavallo, l'unica cosa che il cavallo non ha, cioè una linea continua, mentre invece anni dopo Gondolin si sarebbe corretto, perché la linea continua rappresentava la soglia luminosa di differenza tra il corpo del cavallo e l'ambiente e il circostante. Ma all'epoca si cercava di affrontare quel problema. Credo che Omar sia almeno in Italia stato uno dei responsabili del passaggio dallo studio dell'icona allo studio del testo iconico, che poteva permettere di dare dei risultati che abbiamo visto ancora oggi, quali risultati ha potuto dare, anche se nessuno si è chiesto perché, vedendo l'immagine cinematografica di Boivel, noi gli stendiamo il naso dagli occhi e Boivel dal suo interlocutore. Il problema pare il massimo momento, ma che si è rinunciato, e forse per forza di cose, ad affrontare. E parallelamente avveniva a livello verbale un passaggio dalla semiotica del codice a una semiotica del testo. Personalmente devo dichiarare una certa insoddisfazione, perché quei temi d'anni erano fondamentali, ma ripeto, probabilmente all'epoca non si poteva fare altrimenti. Questi 40 anni dell'Associazione Italiana hanno visto fiorire di analisi dei testi senza che ci fosse più fiorire di analisi di come si sarebbe detto una volta dei codici, o almeno di come, cioè un'analisi dei denunciati e non più un'analisi dei nomi, per riprendere una distinzione già laconica. E l'altra legge di esportazione di questi 40 anni è stata dall'inchiesta dei segni della vita sociale, detta Sussur, come nome dei lavori dell'associazione, si è stata costruita una socio semiotica, a una tematica del soggetto, che all'epoca era piuttosto qua scura dei lacaniani alla francese, e che più o meno in Italia è stata invece portata avanti all'insegna dei problemi di negoziazione, e non necessariamente dei problemi dell'inconscio. Ma tornando al passaggio alla semiotica testuale, io vorrei dire che in questo quarantennio
svolte la polemica cattolica durata dall'Ottocento, Papa Matteo VI, che era un libro intitolato Veleno Battiato, non era un signore che diceva che quando noi vediamo sole e lo conosciamo, cominciamo il nostro gruppo mentale attraverso il nostro apparato categoriale, e quando la cosa in sé non vogliamo pronunciarci. Il trascendentalismo cattiano non si applicava alla percezione degli oggetti di questo mondo, pertanto accettava i dati dell'intuizione. Si occupava delle relazioni e quindi degli enunciati sugli oggetti, cioè non del perché riconosciamo un sole, ma perché riusciamo a produrre la composizione il sole ha scattato questa pietra, perché si capisse che il sole era il sole e la pietra era pietra. Gli andavano benissimo così, questo dico per far piacere anche alla mia ragazza. Perché solo nella composizione del sole scattava questa pietra, scattava l'applicazione della categoria della causalità. Quindi Kant non ha mai pensato che sole, pietre, cani e cavalli fossero il risultato di un'interpretazione. Erano fatti che prendeva per buoni senza fosse il problema del perché Nicoli parlava così, non si occupava dei nomi ma delle composizioni. Io mi pare che la semiotica, bene in Italia, di questo quarantennio, tranne una sparuta squadra di prostrani, si sia posta piuttosto sulla scia mediana, cioè occupandosi di testi, anziché del perché percepiamo certi oggetti in quanto tali che li abitiamo. Solo con intorno all'avvento delle scienze cognitive, questo pensato alla serie dei commenti del centro semiotico di San Marino, che si sono lentamente ripresi alcuni dei problemi che erano stati abbandonati. Come grazie di questo ritorno, se vogliamo guardare bene, le possiamo trovare anche nel menu di queste giornate qui, forse troppo intorno per metterci di trarne tutte le conseguenze. Ma la giornata abbandono quindi la celebrazione del primo quarantennio dell'associazione, tutto il primo quarantennio di Latimeana, perché mi ero proposto invece di tornare più specificamente al caso di Roma, argomento di cui io mi riprendevo, confesso, alcune osservazioni che avevo fatto quando abbiamo celebrato iniziativa di Roma dello Stato. Eravamo tre o quattro presenti e quindi posso permettermi di tornare nessun argomento. Calabrese era studioso, certamente un libro, si è occupato di storia della semiotica, di cronologia, di epistemologia, ma anche di politica e più di quanto non si ricordi di problemi del nostro tempo. Cioè, Calabrese è occupato della ovvero applicare strumenti semiotici, io diciamo quello sguardo semiotico fatto di un'arsi celata di arte, che raccomando sempre ai giovani, avete studiato semiotica, però ricordate le analisi di qualcosa, non usate termini semiotici, se no la gente si spaventa. Dite quello che avete trovato, poi chiamava arsi celata di. Vedete, due libri in cui Omar ha praticato arce d'arte Arpel, ma ha semioticamente cercato di capire che tutto il nostro tempo sono l'Italia barocca, ovviamente, della nostra serie, per le più note, per le più citate, forse anche tra le più tradotte tra le sue cose, ma un altro è invece il mille di questi anni, del 91, che è meno delle ipotesi su come sarebbe stato nel 2000, a Babbo Morto, arrivato nel 2000, spettatore si giudicava superata, forse nessuno è andato mai successo. Nell'età del barocca, si sa, le analogie non riguardavano solo le arti superiori dei bambini, ma
comportamenti dei loro fruitori del comune quotidiano. Ricordiamo la presa che aveva come carattere della sensibilità del barocco, l'eccentricità, l'eccesso, la asimmetria, l'instabilità, la tendenza continua alla metamorfosi, la celebrazione del disordine del caso, del labirinto con possibilità di un percorso unilineare e della tendenza a una meta. E pertanto, il piano pragmatico, il piacere dello smarrimento e dell'enigma. E di lì la tendenza a questo poco, a non so che, all'oscurità come valore, forse per tutto quell'area di Blois, ma dal mistero dei giardini di Compton House, di Greenaway, che dove funziona per l'impossibilità immediata di collegare le frasi e le immagini in un filo logico lineare. E di lì il valore conferito alla degenerazione dell'intera interprete Proust del nazismo, ma la destabilizzazione, cioè il classico produce dei generi, il barocco è un barocco degenera. Però in quel libro colpo finale il barocco poteva convivere col neoclassico e iniziava l'elogio da quanto stranito dei bronzi di Riace, o almeno della loro attonita ed estatica ricezione. Ma per capire cosa intendesse per questo, bisogna tenere il 91 e il secondo libro, cioè 1000 di questi anni. Dove abbiamo detto, Calabrese gioca a fare Nostradamus, e questa è la ragione per cui il libro fosse stato poi dimenticato, perché era un vaticinio sui prossimi 10 anni. Invece dovremmo leggere come analisi di quanto sarebbe accaduto 20 anni fa, cioè oggi, un libro di straordinaria attualità. Il libro parlava negli anni 90, definendo nel 91 un decennio a venire come un decennio dell'attesa. E insomma c'era stata un'attesa abbastanza neurotica del 2000, pensate, soltanto alla paranoia del millennio, un po' che per tutti i soldi attesi per rifare il programma, la legge necessaria di fare. Il libro era disordinato, pensava lui stesso, disorganico, perché prendeva i suoi temi dove capitava, ma in fin dei conti disordinato, disorganico era il futuro alla cui attesa ci convocava. Riprendeva ovviamente i temi del libro sull'età neobarocco, prima con un invio al senso neobarocco dell'instabilità, della frammentazione, della complessità, della sospensione o perversione dei valori, però avvertivo un clima diverso, come se il vero del barocco fosse ancora da realizzarsi pienamente e l'instabilità del decennio venire sarebbe stata un'aspettativa intuita. In effetti dobbiamo pensare che tra l'87, l'epoca dell'età barocca, e il 92, anno in cui veniva letto, che era stato stampato nel settembre del 91, quasi tutto nel mondo era cambiato. Era crollato il muro, si era disfatto l'impero sovietico, nel giro di un anno con mani pulite si sarebbe disfatto l'egemonia democristiana, nel 94 con la discesa in campo berlusconiana si sarebbe stata ancora più lungamente stata chiamata Seconda Repubblica, ma